Bene, vorrei chiederti, ascoltando anche ciò che immagino qualcuno pensi di quelli che ci sente, che ci sentono, la domanda che si pongono molti oggi è: a che punto è questa crisi è economica? E soprattutto, come mai certi stati come la Grecia o l'Italia in parte, il Portogallo, eccetera, soffrono questa crisi e non riescono a reagire alla crisi, e altri stati europei, la Germania soprattutto, riesce a reagire a questa crisi? La prima cosa che devo dire è che, secondo me, contrariamente a quanto si dice oggi e da qualche mese, che la crisi è già superata, che è iniziata la ripresa, io penso che siamo in piena crisi, cioè siamo ancora, la crisi è in corso, forse è finita quella che potrebbe essere, che storicamente nel futuro sarà individuata come una prima fase della crisi, ma la crisi non è per niente finita, e l'economia mondiale non si trova in una fase di ripresa, di crescita e di ampliamento. Io credo che penso che per comprendere questo bisogna partire da un concetto molto chiaro di cosa sia una crisi. Una crisi non è lo spaccio generale, non è il crollo di un sistema e di un modo di organizzarsi l'economia. La crisi è un grande fatto, un grande sconvolgimento dei mercati, intesi i mercati, come lo abbiamo tu e io capito, teorizzato da molti anni fa, come un rapporto, una relazione di forze sociali, di forze, una relazione, una correlazione di forze economiche, sociali e politiche fra gli stati e fra i grandi protagonisti delle attività economiche. Ciò che sta succedendo è questo grande cambiamento dei rapporti di forza continua a prodursi. La crisi inizialmente ha comportato una riduzione certo modo dell'intera economia, cioè come conseguenza di un eccesso di spesa pubblica e privata, di un indebitamento eccessivo, c'è stata una contrazione in diversi settori dell'attività economica che ha investito fortemente il sistema finanziario, le banche, le grandi imprese automotrici, l'edilizia e altri settori economici che vengono ridotti. Però il fenomeno principale dal punto di vista strettamente economico per capire questa crisi è il fatto che c'è una sovrapproduzione, cioè una capacità dell'economia di produrre di più di quanto può essere acquisito, di può essere consumato dalla società, appunto per questa riduzione risultato dell'eccessivo indebitamento, dei deficit pubblici, eccetera. Quindi esiste una capacità produttiva oziosa che è che in una prima fase si rasente interamente, no? Ma viene via via, no? Assestandosi, si giunge un nuovo equilibrio fra la capacità di produzione, cioè l'offerta e la domanda di beni e servizi e fattori produttivi, sulla base di una esacerbazione della competizione tra i diversi agenti dell'economia e anche tra i diversi stati. Ora, coloro che sono più produttivi
che hanno una produttività più alta, che hanno una capacità di competizione più elevata, restano nel mercato e anche possono crescere, no? Allargano la sua partecipazione al mercato, anche se il mercato globale risulta ridotto, in detrimento di quegli altri agenti economici e di quegli altri paesi o stati o regioni intere del mondo che soffrono e vengono a perdere le sue posizioni sul mercato, la sua forza di intervento sulle cose, perché sono meno produttivi, perché sono meno competitivi. Allora, noi vediamo oggi che da un lato la Cina, per esempio, no? La Cina, il Brasile, l'Indonesia ed altri paesi hanno continuato a crescere economicamente sulla base di avere una elevata produttività basata e capacità di competizione sul mercato basata sul fatto che pagano la forza lavoro molto meno che i paesi più evoluti. E dall'altra parte troviamo altri paesi come la Germania, come gli Stati Uniti in parte ed altre grandi nazioni che riescono a, che hanno una alta produttività e riescono a conservare la sua capacità di competere nel mercato sulla base del proprio sviluppo tecnologico, della propria superiorità tecnologica. Dunque, i paesi che sono in mezzo a questo due, come si dice, maglie o tenaglie, no? Come per esempio alcuni paesi dell'Europa, l'Italia stessa, la Spagna, il Portogallo, Grecia, Irlanda, tutti questi paesi che stanno sofferendo fortemente di questa crisi, non riescono a conservare le sue posizioni sul mercato e quindi mentre vedono crescere da un lato i paesi che erano più poveri, chiamati oggi emergenti, e dall'altro vedono recuperarsi i paesi più avanzati che lavorano sulla base di tecnologie più moderne, più evolute, loro soffrono la conseguenza molto più forte di questa stretta in cui si trova l'insieme dell'economia. E questa riduzione che sta investendo questi paesi, nel mio avviso, è appena all'inizio. Questo cambiamento dei rapporti di forza, purtroppo questi paesi soffriranno, secondo me, ancora un aumento della disoccupazione, una riduzione ancora più forte delle prestazioni sociali, dello stato del benessere, una riduzione della capacità dello Stato di promuovere e far crescere l'economia, semplicemente perché hanno una struttura produttiva meno efficiente, no? Questo è la situazione.